Benvenuti a tutti nel mio canale. Oggi lasceremo per un po' il survival horror per l'horror antologico. Questo gioco che secondo me è meraviglioso, fatto bene, la casa Dark Pictures. E oggi la prima puntata di Men of Medan. Buon divertimento. Se il gioco vi piace, la prossima volta possiamo provare anche la modalità del curatore. Fatemi sapere nei commenti. Dai, fenomeno. Iniziamo a tornare verso la nave. Ehi! Aspetta un attimo. Che c'è? A quanto pare il vecchio Charlie il Bello ha una piccola missione da compiere. Se so combattere. Ehi, dammi una moneta. Perché? Devo scoprire il futuro. Iniziamo. Cosa mi aspetta, nonno? Mi dui zhexie pai you yiwen ma? Vorrei sapere qualcosa su mio figlio. Nel senso, crescerà forte e sano. Riuscirà a cavarsela. Sembrerebbe un pesce. Ni de cai fu ke neng lai zi ren he fang xiang. Dan shi
当这样的风吹来，死亡和厄运肯定会随之而来。 Morte. Ehi, cosa? Ma che significa? Dimmi che significa! Che diamine, vecchio! Ehi, bello. Fammi provare, dai. Ah, sì? Pensi di farcela? Combattere? Certo. Hai qualche moneta? Inizio a segnarmeli. Ci faccio un giro. Have a nice day. Ehi, Chuck, meglio tornare alla nave. Rischiamo di restare a terra. Aspetta, voglio fargli un'ultima domanda. Dobbiamo rientrare ora, subito.
cazzo! Ehi, hey Charlie, a te com'è andata? Basta, voglio uscire da qui. Che diavolo succede là fuori? Ho sentito aerei e spari. Anch'io. E ho trovato un cadavere. Cosa? Nel reparto medico. Qualcosa non va. Filiamocela. Cos'è stato? Ehi, Charlie, aiuto! Si sta mettendo male. Al diavolo, un altro morto. Chi è il fortunato? Thank you.
Senti, sono solo io o anche tu hai un pessimo presentimento? Ma che razza di domanda è? Ti sembra forse un sensitivo? Chuck, hai visto quel bambino? No, ti senti bene? Charlie, vieni qui! Vieni qui. Oddio, no! Charlie! Qualcuno mi riceve? No, forza! Avanti, dannazione! Che diavolo è stato? Won't you spare me over till another year?
Salve. Questo qui è il mio archivio. Io sono il curatore di storie. Storie d'amore e odio, avidità e bellezza, vita e morte. Storie come questa. Scriverò la storia che decideremo insieme di raccontare. Questa storia è scritta solo in parte. Ciascuno la completerà con le proprie scelte. Solo questo definirà se la sorte delle persone coinvolte continuerà ad essere buona o prenderà una piega meno felice. Tutti ci affidiamo alla nostra bussola morale per prendere una decisione e dobbiamo accettarne le conseguenze, anche quando fatali. Ma non bisogna temere la morte, dopotutto essa è ineluttabile. È il prezzo da pagare per aver vissuto e arriva prima o poi per tutti. Anche se nessuno ha tutta questa fretta di pagare, vero? Come nella vita reale, le proprie azioni contano e le nostre scelte si ripercuotono sugli altri. Continuerò a seguire i progressi della storia. Non è mia abitudine interferire, ma potrei anche pensare di offrire qualche suggerimento. Questo, per esempio. Ci sono immagini in questo mondo che possono mostrare scenari plausibili. Riuscendo a trovarle e a comprenderle, possono aiutare a prendere delle decisioni migliori. O dovrei dire decisioni che conducono agli esiti auspicati più fortemente. È tutto per ora, ma presto avremo l'opportunità di parlare ancora e di valutare insieme qualsiasi strada percorsa o qualsiasi disastro causato. Basteranno? Se restiamo a secco, chiameremo i rinforzi. Allora, senti, non sono mai stato laggiù prima. Dove? Sott'acqua. In immersione. Mi puoi mostrare come fa un professionista? Sul serio? Sì. Cioè, sei seriamente venuto qui senza aver mai preso lezioni? In realtà, sì. Avrei voluto. Non ho avuto tempo, ho lavorato tutta l'estate. Ah, d'accordo, capito. Ehi, attento! Quella telecamera è super costosa. Fratellino, calmati. Cosa? Giulia e Conrad sono, come dire, due ricchi sfondati? Quindi? Non pensare ai dettagli, è da sfigati. Non farmi pentire di averti qui. Portato da te? Davvero? Pensavo di essere invitato. È stata Giulia a invitarti. Sul serio? Giulia? Certo, voleva che ci fossi anche tu. E speravo vedesse che sei a posto, ma non lo sei. Quindi provaci, va bene? Ok, stanno arrivando. Bene. Scusa se sono nervoso, è che studiare medicina è stressante. Chi l'avrebbe detto? E poi il rapporto a distanza con Giulia è stata dura. Sì, deve essere molto dura. Tranquillo. Sì, in effetti. Cosa?
Conrad teme che la birra non basti. Ah, allora è meglio se questa la nascondo bene. Già. Ehi, posso chiederti un consiglio? Sì, su cosa? Si tratta di una decisione importante che devo prendere. Se proseguire gli studi? No, ma è una scelta di vita, in un certo senso, sai? Non è facile fare la scelta giusta. Segui l'istinto. Se è giusto, lo saprai. Ehi! Scusa. Connie, lui è Alex. Ehi, come va, Conrad? Occhio, sorella. Sciupa femmine. Finalmente ti conosco. E lui è Brad, mio fratello. Ciao. Bradley, finalmente ho sentito tanto parlare di te. Sì, e io di te? Ti sono mancato. Ehi, ti va una birra fresca? Secondi sono tanti, cowboy. Io mi sarei limitata a uno. Sì, certo. Grande. Adoro la birra. Ehi, è riequipaggiata. Mi spiace, come scusa fa acqua da tutte. Così si fa, Brad. Sei un vero drago di mare. È il lupo. Non rovinare. Hai mai fatto immersioni? Sì, certo, di continuo. Bene, temevo mi dessero un principiante. No, che principiante. Ormai manca solo che mi spuntino le branchie. Tu invece ti immergi spesso? Mi è capitato 2 o 3 volte in vacanza con i miei. Dov'è finito il vecchio lupo di mare? Vi inviterei a fare come foste a casa vostra, ma... siamo tutti a bordo e pronti a partire. La ciurma è pronta. Butta fuori tutto. Sì. Vuoi andarti a sdraiare? Sì. Forse è meglio. Santo cielo. Vediamo questi scatti. Che ne dici di qua giù? Mi sembra molto fuori mano. Valuto solo mete alternative se la telecamera non trovasse niente. In realtà non ho mai sentito del relitto che cercate. In genere pullulano di turisti. Sì, ma questo è diverso. Voglio solo dire che se si fa tardi conosco degli angoli perfetti per una bella immersione. Se Brad dice che il relitto è qui, è qui. Ok, sei tu il cliente. Dico solo che prima o poi il sole calerà. Aiuto Conrad e Giulia con la telecamera. Che c'è? Guardate che bellezza. I calcoli di Brad erano precisi al millimetro. Brad non sbaglia mai. Sì, è un mago. Va ringraziato. Please, qui c'è un aereo! Sì? Sì, sembra della seconda guerra. Possiamo scendere. Veramente dovremmo comunicarlo alle autorità portuali.
come relitto ignoto. Sì, tecnicamente. Sicuri di non voler seguire le regole? Beh, per quanto ne sanno, potremmo averlo trovato nuotando. Che importa? Le regole? Dai, dove siamo? L'asilo. Era giusto avvertirvi. Se diamo soltanto un'occhiata, chi lo saprà? Ok, ma fate in fretta. E non toccate nulla. Non vedo l'ora di essere la prima a scoprirlo. Incredibile, no? È intatto. Tra poco sarà tutto pronto per l'immersione. Io preparo le bombole. I ragazzi faranno i controlli. Guarda la telecamera, vedi se trovi qualcosa di utile. Agli ordini. Ehi, dovresti parlare a tuo fratello. Forse da lì si può entrare. Allora? Come va? Scusa, quella birra mi ha proprio steso. Sei grande. Non hai imparato a gestire l'alcol? Piantala. Volevo legare con Conrad, come dicevi. Trangugiando birra? Andiamo. Ok, ok. Tu vai a goderti il mare. Torno quando sto meglio. Non capisco cosa sia. Ciao. Sai, esistono delle regole per un motivo. Dovreste rispettarle anche voi. Ah, sì, scusa per prima. Siamo tutti un po', capisci? È da tempo che organizziamo questa spedizione. Lo capisco. Ma esistono regole e leggi e usanze. Si tratta solo di regole piuttosto elementari. Quanta esperienza hai con questo tipo di immersioni? Ho visitato un paio di relitti. Non sono un esperto, ma ho esperienza. Se questo è il tuo primo relitto non denunciato, sappi che esiste uno specifico protocollo da rispettare. Per quanto ne sapete voi, potrebbe essere una tomba. Violarla sarebbe illegale e immorale. Andiamo! Vedi qualcuno in giro? Chi lo saprà? Abbiamo depositato la rotta al porto. Se si rendono conto della deviazione, faranno subito 2+2, specie se qualche souvenir finisce online. E va bene. Non posso fermarti. Ma rispetta le regole. Evita ogni sciocchezza che possa mettermi nei guai. Ehi, ehi. Ciao, tesoro. L'attrezzatura è quasi pronta. Serve una mano? Non ho mai usato un rebreather. Direi che non siamo messi male. Ma in effetti sarebbe meglio se sapessi anche tu come funziona. Sarò sincera, finora il capitano non mi entusiasma. Sì, lo so, ma sorvoliamo per ora. Sorvolare, perché? Non conviene prenderla di petto. Se si azzarda ancora a impedirmi di fare questa immersione, giuro, perdo le staffe. Capisco, solo
Facci piano. Bene, finisco di preparare i rebreather, poi ripeteremo gli ultimi passaggi insieme. Ottimo. Chiamaci quando sei pronta. Qui ho quasi finito. Ottimo. C'è un'apertura sulla coda. Guarda. Ragazzi, bombole pronte. Che bombole? Ok, allora, questo qui è un rebreather. È molto meglio delle classiche vecchie bombole. Assorbe la CO2 che normalmente viene espulsa in acqua e invece la ricicla interamente e riduce i tempi di decompressione in risalita. Prodigio della tecnica. Ok, CO2 controllata. Ehi, 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 senza fretta, prima devi controllare la CO2. Grazie per l'aiuto. Vi saluto, pesciolini amorosi. Vado a vedere che combina Fliss. Fai il bravo, Connie. Serve un primo ufficiale. Sono non ti arrendi proprio mai. Si immergono o cosa? So che l'attesa è straziante, ma presto. Presto. Ho l'arpione! Me l'avevano detto. Allora, ragazzi. L'hai mai usato? Pronti? Su uno squalo? No. Ma ricordatevi le regole, vi prego. Tu pensa a filmare, io faccio strada. Scattiamo una foto del prima. Per oggi ci fermiamo qui e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao! Se il video ti è piaciuto, metti un like e iscriviti al canale. Survival Gaming.